Amici, benvenuti alla super trasmissione del secolo. Chi vi parla è il grande Gigi, super disc jockey all'americana, inventore dell'aggettivo trinomico caldi caldi caldi, del crescendo senza calando e della dissolvenza vocale incrociata. Socio per corrispondenza del Technical Institute of Discology del Massachusetts, già dipendente della Broadcasting Radio Incorporated di Bassano del Grappa, presidente del comitato per la distribuzione dei sacchetti da viaggio agli uccelli migratori, nonché segretario dell'Associazione per lo sfruttamento industriale della corrente del Golfo. Sono il più grande radioprofessionista di tutti i tempi e non a caso il pubblico mi ha spontaneamente attribuito alcuni famosi pseudonimi. Infatti io, Gigi, sono anche detto la cozza del Trasimeno per il mio alto potenziale di inquinamento, la grattugia di Perugia per l'alto potere abrasivo delle mie battute e il grifo di Annifo per l'inestimabile carica erotica del mio mezzo vocale. Cala, cala! Questa vociaccia non mi è nuova. Ol sente il bov che discornuta l'asine, è bella la vociaccia tua, te l'sei scordato che ti chiamano anche il cornacchione di Castelrigone? Per chi non l'avesse capito, questo ospite non gradito della nostra super trasmissione è il famigerato Peppin de Sguilla. Signore e signori, svelte l'est come un'anguilla, è arrivato Peppin de Sguilla! Bene, bene, adesso si presenta addirittura con lo slogan pubblicitario. Si ricordi, Sguilla, che qui il presentatore sono io. E chi te il nega? Anzi, sono venuto proprio per farmi presentare da te, Gian Basques, è un di meglio. Forza, su, presenta, presentami. Ma io devo presentare i dischi caldi, caldi, caldi. No, e tu hai da presentare a me e dopo presenti i dischi caldi, hai capito sì o no? Oh. No, non è possibile, il pubblico vuole solo me, se ne va. E via, su, Gian Basques, non fa ste scenate, possibile che te da far conosce dappertutto, cerca di fare la persona educata una volta tanto, no? E non ho capito, mio buono. Lei pretende di insegnare l'educazione a me, ma siamo matti? Di qui si c'è Matt, se tu sei. No, caro, tra noi due io sono il meno matto. Tu sei il meno matto, un tol cervello. Pazzesco, scusate, amici ascoltatori. Lascia perda, dec pensio. Signore e signori, ecco che Peppin de Sguilla una volta tanto farà vedere tastu babbiano Gian Basques come se fa il presentatore. Ecco il primo disco caldo caldo, come l'uovo che mi ha fatto stamattina l'Angelinetta, la migalina di fiducia. Il disco si chiama, come si chiama il disco? Come si chiama che mi viene? Come si chiama Un'altra donna dei cugini di campagna. Magari meno bella e che mi somigliasse un po', una ragazza con la faccia pulita, con gli occhi grandi e l'aria delicata, quello che non è mai stata lei. Le avrei rubato l'innocenza, come si fa col primo amore, strappandole i segreti della sua prima intimità, per insegnarle che peccare insieme non è punito se si vuole bene. Amore, amore, amore.
era Un'altra donna, magistralmente interpretata dai Cugini di Campagna. Ecco, vede Giambasso, quando si tratta di distre fregnacce tu sei bravissimo, non te frega nessuno. Peccato che più di questo non si fa, più di questo non si fa. Senta, Sguilla, non pretenderà di insegnarmi il mestiere, Tu adesso, come dicono al mio paese, impara l'arte e mettete da parte, che di qui a presentarci pensio, hai capito? Ma non mi faccia ridere, per fare il presentatore, mi scusi, sa, ma ci vuole anche una certa quale istruzione. Ah, se è per questo ho fatto le scuole serali a Fratticciola Selvatica, vuol vedere il diploma, c'ho anche la licenza. Elementare? No, è da caccia, mi chiamo lo 007 di Pontvallicepi. Ah sì? E qual è la sua specialità? Quaglie, fagiani, storni, forze? L'altro ieri ho impallinato un liofanto. Vuol dire un elefante, e com'è possibile? E qui il conetta anch'io, infatti assomigliava tutta la mia socera, che pesa qualche quintale, pora donna. O tu non ci crederai, ma era proprio la mia socera, E si è fatta male, scusi? Beh, certo che stava meglio prima, Ma guarda un po', ci ride anche sopra, io che lo sto a sentire. Meglio passare ai prossimi dischi caldi, caldi, caldi di oggi, il prossimo dei quali è Storia d'amore, eseguono Julie and Julie. Al posto suo, che cosa non farei, amore mio? Io ti darei quello che lui non ti può dare, se ci fossi io al posto suo. Ci fossi tu. D'amore, un successo di Julie and Julie. Oh, Giambas, mi viene in mente quella storiella di quel che portava a ammazzare il cane, no? Incontra un amico che gli fa che c'ha la rabbia e lui gli risponde, beh, proprio la rabbia, no, ma certo che girano un po' i corbelli. Cose da pazzi. Ma Sguilla è il solito maleducato. E so maleducato, so felice, più maleducato chi me lo dice, così te impari. Beh, Giambas. Meglio tornare ai dischi caldi, caldi, caldi. Come disse Renata Tebaldi. Il prossimo disco
che scatta, che scotta, che schitta è Candy Baby, esegue la Pinzo Band. Candy Baby nell'esecuzione magistrale della Benson Band. Oh, caro il mi giambà, se visto che avevo ragione, si tu dai un po' più de spazio a Peppin de Sguilla, la trasmissione viene 100 volte meglio, facendo a coppie te meglio di Arbore Bon Compagni, no, ma capito? Non dica scemenze. Perché? Non scemi Arbore Bon Compagni? Che sono? No, sono scemo io che perdo tempo con uno come lei. Lo sai, giambà, che quanta rabbia sei meno brutto. Basta. Se ne vada, pussa via, show! Ah sì, è to da fa lo show, l'hai capita che Peppin de Sguilla ti conviene a sfruttarlo fino all'osso, l'hai capita? No, la prego, stia zitto, mi lasci lavorare. Torniamo ai dischi caldi di oggi, il prossimo dei quali è Fantasia, una superba interpretazione di Peppino Gagliardi. Ad occhi aperti mi perdo, volando in alto oltre i miei pensieri, rivedo l'innocenza distesa accanto a me, così come vorrei che fossi tu. Fantasia e leggere negli occhi i silenzi dell'amore,
fantasia. Quando si illumina la mente e corre via col vento, è fantasia. Rivedere in te passato ed avvenire come una vita vera. E poi cacciare via tutti i pensieri tristi con la mia fantasia. Peppino Gagliardi con la sua fantasia. E c'ho tanta fantasia anch'io. E allora, signore e signori, vi presento un di miei numeri più richiesti. Stornelli alla Perugina, attacca Gian Bass, suona stu chitarrone che è meglio, più suoni e meno parli, capito? Cose da pazzi. Comunque sarà meglio assecondarlo, potrebbe fare di peggio. E questo non è un chitarrone, ma è un pianoforte. Presentatori, caro Gian Basso, sei proprio un de quelli più sopraffini. Peccato che coi dischi caldi caldi tu ce l'hai fatti a strisce a peperini. Quando parli dei lamioni tu ci rompi li comandi. O cocco mio, adesso te presento tutto io. Vai. Ad Eve parlerò de Baudo Pippo, che la TV è uno di più belli. Ma costo spacca qui, dici ve giuro, già spaccato li comandi. Caro Pippo, tu puoi smettere, lasciami solo le tre vallette. O cocco mio, taloro te ce posso, pensa io. Va Gian Bass, suona smucina, al cinema se vedon tutti i giorni la vittima Stroianni e il buon Giannini. Tognazzi, Sordi, Gasse, Mane, Manfredi, e ce l'han fatti proprio a Bucatini. Quando recita Villaggio im devo mettere in viaggio, porca zozza. O cocco mio, si resti tu me ne devanda io. Vai Gian Bass, non te stanca mai, porca miseria, col teatro di rivista agimo meglio. C'avemo il gran showman che è Dorelli, eppure io vedevo confessare che pure Luciarotto li comandi. E furbi o scemi, belli o brutti, voi m'avete rotto tutti. Dopo sti sogni avrò da fana plastica ali bastioni. Piazza 4 novembre è bella in primavera, con tutti quei ragazzi dalla mattina alla sera. Piazza 4 novembre è piena di stranieri,
c'era un'americana, ma è partita ieri. Caro Sguilla, glielo dico per l'ultima volta, così non si può andare avanti. O se ne va lei o me ne vado io. Allora mi sa che poi fa pure i bagagli. In me muovo manco si m'ammazzano. C'è seme e ci resteremo, come diceva quel che era riuscito a andare alla ritirata dopo 3 ore che aspettava, poretto. Ma lo vedi, questa. Che razza di maleducato è lei. Non si dicono queste cose, Sguilla. E non si diranno, ma se fanno, che tu non ce vai mai, Giambasso? E non sarei mica otturato, eh? Sai com'è, non tu tutte le ciambelle riescono col buco. Bonina, adesso bonina. Basta, silenzio, zitto, mi lasci lavorare in pace. Vabbè, vabbè. Allora, tu presenta il prossimo disco caldo, che intanto me preparo per il prossimo numero, mamma, va bene? Mamma mia, chissà che cosa farà mai nel prossimo numero. Comunque, invece, pensiamo ora al prossimo disco rovente, bruciante, incandescente, e cioè tornerò a un formidabile successo dei Santo California. Tornerò!
dei Santo California e sentiamo, Sguilla, quale sarebbe il numero che lei stava preparando. A gentile richiesta reciterò per voi Piagne il telefono, sì, è già. Ma non mi faccia ridere, per piacere. Fortuna che fuori de io, tu fai proprio Piagne, attacca, va, Giambassa, attacca. Va bene, andiamo al pianoforte, sentiamo che cosa ci combina questo qui. Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Ma chi è qui dall'altra volta? Guarda che la mamma è al bagno, per qualche ora un po' l'usci e te l'avverto, si vuole aspettare, fa come te pare. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. T'aspetta un bel pezzo, ma tu che gli hai fatto dalla mia mamma? Quan chiami tu mi dici sempre di ta quel mat che non ce so, di che non ce so, di che non ce so, e ne so perché. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? E una reggia! Guarda che io a scuola non ci vo' più almeno da 12 o 13 secoli, più o meno. Si ho fatto bene i conti. Dimmi che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. Ma che età? C'ho 48 anni a gennaio, ma tu scusa, perché ti fai ste svenevolezze? Oh cocco, mica ti mettere a piagne, mo, ma che fai, piagne? Piange il telefono, perché lei non verrà. È al bagno. Che se grido, ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, Ardaglie, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. E se al bagno ti può rispondere, no, rendete conto. State, andate a villeggiare all'Hotel Riviera. Ti piace il mare? Costi reumatismi, insomma, anknota. E buttate che te frega, si va all'Hotel Riviera, e questo lo capisco. Ma chi è che parla, insomma, Melzadì? Oh. Dille la mia pena, e quanto a tutte e due vi voglio bene. Ci vuoi bene da tutti e due? Oh, ma che tu fossi in tantino sordacchione, come se dici me capizio, no, Ah! Piange il tele. Sì, perché lei non verrà. È al bagno. Anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Ha tirato la catena. Il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, ma ricordati sì. Al telefono, ma va via, va. L'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai. E speriamo che il saprò di mani, nel so se mi spiego. Falla aspettare. Falla fermare. È una parola, t'ho detto che sta al bagno. Se è andata via. No, è andata via al bagno. Come te lo dici in coreano? Addio. Addio, addio, ma bada giva, fammi il piacere. Giampiccola. Sì, Lei, Sguilla, non finisce di sorprendermi, ma cerchiamo di risollevare le sorti del nostro programma presentando l'ultimo grande successo dei Cugini di Campagna, 64 anni, ed è tu nonno. Anni e un velo d'argento vedrai sui capelli, la gioia d'averti
e di sentirti accanto in quel momento sarà la cosa più preziosa che io avrò. Coltiverò la tua bellezza per non sciuparla ad ogni carezza, e se le mie spalle si piegheranno stanche, non sarà niente, io ti amerò anche se il corpo non potrà. Così sarai la mia donna, se vuoi. A te ti darò il mio nome, sarai, e poi ti farò una casa per te. Così potrai finalmente dormire con me. E vorrei tu, lo sai, bambino da te. Così tu potrai raccontarmi, se vuoi, di voi, che fai non adesso e poi. Lo sai che se tu mi accarezzi così, con te ho diviso la gioia e il dolore, ed è per questo che non ti ho mai tradito, perché ho capito che il tempo passa ma il tuo amore non ha età. Qui sarà l'ultimo grande successo di Cugini di Campagna a 64 anni, la prossima volta ne fanno 128 se tutto va bene. Ma adesso, amici miei, se me lo permettete, io vi vorrei parlare un tantino del grandissimo Perugia, la squadra meglio del mondo che sta in gita in Serie A, e se tutto va bene ci vuole restare per 64 anni anche noi altre. E allora, in onore del gran Perugia, ecco Peppi De Smilla che fa l'inno del Perugia, via con l'inno, via con l'inno del Perugia. Si va, si va. Si va in Serie A, si va, si va, si va in Serie A. Forza Perugia! Ale Perugia, Perugia bella, c'ha bella squadra che ci porta in Serie A. E via una specie di tremarella, da tutti quelli che ci vedono arrivare. Facemo un gol, non facem due, e si ce gira potem farne 5 o 6. Forza forza Perugia che avenda strilla fino a quando la voce c'è sta. Forza forza ragazzi n'avenda molla, di tutti in Serie A. Si va, si va, si va in Serie A. Oh, questo era l'inno del Perugia, eseguito dal nostro Peppin De Sguilla, che ogni tanto fa anche le cose a modo giusto. E adesso passiamo al prossimo successo dei dischi caldi di oggi, ed esattamente Take My Heart, una formidabile canzone interpretata per noi da Jackie James. Take My Heart. Take my heart and make it yours.
Take My Heart, un grande successo di Jakey James. E con questo, amici, il nostro programma è terminato. Speriamo di sentirci prossimamente dai vostri stessi registratori, se il programma è stato di vostro gradimento. E scusate se il nostro Peppin de Sguilla ci ha un pochino disturbati, ma purtroppo, come sapete, è la sua abitudine, vero Peppino? E insomma, Giabba, spero sono stato utile anch'io, son vero showman, come si dice. Ciao, ciao a tutti amici, ciao, a presto, a risentirci, ciao, 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 ciao. E la nostra sigla di chiusura è Ice Blocks, seguita dai Golden Mercury. Ciao, 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 ciao.